trasmissioni per le ultimissime notizie provenienti dal fronte. 17 marzo 2035, Russia e Cina, dopo aver attaccato le truppe americane e tedesche in suolo germanico, sono appena entrate in Italia, dove con cacciabombardieri ed elicotteri stanno distruggendo tutte le basi militari americane sul territorio nazionale. I soldati italiani pertanto soccombono e il maggiore delle truppe italiane chiede resistenza anche da parte dei civili. Napoli, Roma e Palermo resistono e pare che i cittadini abbiano trovato un accordo con i soldati russi e cinesi ormai insiti nelle città. Si attendono nuovi attacchi su Milano e Torino, principali basi economiche nazionali. Per ora è tutto, invitiamo la popolazione a stare in allerta. Andrà tutto bene. È passato molto tempo dal 2020. Siamo nell'anno 2035 e nella mia zona siamo rimasti in pochi. L'epidemia del Covid-19 ha ridotto tutti all'osso e i paesi, inevitabilmente, sono entrati in guerra dopo il collasso mondiale del 2022. Avevo 21 anni quando scoppiò tutto. La guerra fra Russia, Cina e Stati Uniti ha dimezzato la popolazione e in Italia siamo a poco più di 30 milioni di abitanti. Mio fratello maggiore, dopo quel giorno, non l'ho più rivisto. L'unica cosa che ho di lui è la sua pistola e la sua kefia, che ritrovai per terra. Dopo 3 anni di lotta, dopo che anche i civili sono scesi al fronte, spero che tutto finisca presto. Nonostante tutto, sono fiducioso. Andrà tutto bene.